mentre questa prima semifinale, l'altra semifinale è in contemporanea sulla pedana 1, quindi poi vi andremo a dare anche dei resoconti sul risultato dell'altro match. Altri italiani, tabellone dei 16 per Manente, per Matteo Manente che si è classificato 14esimo secondo degli tra gli azzurri. Poi ancora da segnalare il tabellone dei 32 che ha visto la presenza di Elia Pasin 22esimo, 28esimo Mattia De Cristofaro, 29esimo Tommaso Pizzutilo, 31esimo Nicolo Collini e Pietro Raffaeli 32esimo, questi primi azzurri dei 64 presenti qui a Napoli per questa prima prova italiana a livello europeo cadetti del 2023. Italia che ha già ad Udine presentato la prima prova internazionale con la Coppa del Mondo Under 20 di Fioretto e Spada che si è svolta nel weekend della Befana tra il 6 ed il 9 di gennaio. Siamo nel mente qui 3-0 per K, ora parata risposta di Rusazze 3-1 in questo derby a stelle e strisce. C'è un po' d'Italia perché l'assistente dell'arbitro, che è il francese doppia, è il salernitano Carlo Avallone. Qui ancora Cao che prova la parata di risposta, non c'è, però non trova il bersaglio. Rusazze mette a segno la rimessa, il punto del 3-2. Prova a rifarsi sotto adesso l'atleta alla vostra destra, che subisce però la parata di risposta di Cao, che si rifà avanti 4-2. Quando sono passati praticamente il primo minuto della prima delle tre frazioni a disposizione di due gli atleti, 4-3, si riavvicina di nuovo Rusazze. Piccolo problema fisico adesso per Cao, che sta probabilmente chiedendo anche l'ausilio del medico. Ora vediamo se dovrà intervenire il tecnico, scusate, il medico di gara oppure no. Sembra però tutto sistemato per il momento. E 4-3 il punteggio, si riparte con Rusazze che è sotto di una stoccata, era partito sotto per 3-0, poi è riuscito a riprenderla almeno fino a questo momento, passato ancora meno di un minuto e arriva la stoccata del 4-5. Ancora Cao che però che trova la parata non riesce a trovare bersaglio e subisce la rimessa di Rusazze. Sembra un po' il life motive di questo match, con lo statunitense alla vostra sinistra che trova almeno la prima parata dell'attacco dell'avversario, poi però non sempre riesce a mettere a segno la risposta. In questo caso Cao attacca lui dopo essersi portato prima al fondo pedana, aver fatto scaricare l'avversario e poi ripartire in attacco mettendo a segno la stoccata numero 5, quindi 5-4. Attacco di Cao, parata e risposta di Rusazze, non è molto d'accordo l'atleta a sinistra, ma alla fine si rimette in guardia senza problemi. Non c'è l'ausilio del video arbitraggio, che ci sarà soltanto nel match di finale. Ancora tante parate risposte, nessuno dei due però trova il bersaglio valido quando è andato via il primo minuto e 30 di questo match. 6-5, primo vantaggio per Rusazze. Che si fa avanti. Gara molto lunga questa per tutti e due gli atleti, la competizione è iniziata alle ore 9, siamo arrivati alle 18.35 nel tabellone di semifinale, gara intensa, che ha visto il tabellone incompleto da 256 per iniziare dopo la fase a gironi. Ancora parata e risposta di Cao, molto ben portata con un fluetto alla schiena. Quindi 7-6, nuovo vantaggio, match molto equilibrato per il momento. Cavo ha provato fino al 3-0 a portarsi avanti, poi ha subito la mini rimonta di Rusazze che trova ancora la parità, e quindi 7-5. Per Cao di nuovo avanti punto a punto,
Ora prova a usare l'attacco in velocità, vedete che cavo va indietro e si riferma un po'. Ora Rusazze mette a segno un'altra rimessa, parata risposta di Cao che non va a segno. Rusazze trova la rimessa a 8 pari, nel mentre arrivano buone notizie da Bucarest perché Francesco Pagano vince per 15-14 la sua semifinale e andrà in finale contro il padrone di casa Kasian Sidu che ha sconfitto in semifinale Matteo Ottaviani con il punteggio di 15-11. E quindi tra pochi minuti prenderà il via anche della finale di Bucarest dove ci sarà l'azzurro in pediana. 34 secondi al termine, ancora 8 pari il punteggio qui tra Cao e Rusazze. Attacco tocca ancora dello statunitense alla destra degli schermi. Lui che è partito da numero 40 dopo il tabellone dei gironi, dopo la fase a gironi ovviamente, non il tabellone, scusate. Poi ha sconfitto il ceco Lev-Mikhail Olin nel tabellone 128 per 15-9. Poi l'azzurrino Alessandro Bossini per 15-4 nel tabellone 64 in quella 32. È andato poi a sconfiggere un altro statunitense, Caleb Ion per 15-14. Caleb Ion era numero 4. Dopo la fase a gironi, da lì poi vittoria contro un tedesco, Linus Schulz, per 15-11 prima di raggiungere questo match. Castor Cao invece è stato l'atleta che ha sconfitto l'ultimo azzurro in gara. Nel quarto di finale ha vinto per 15-14 contro Fernando Scalora. Nel tabellone dei 16 ha battuto il francese Noah Adria Samanarivo per 15-12. Nei match precedenti Cao che era numero 12 dopo i gironi ha iniziato la sua tabellone di eliminazione diretta battendo il brasiliano Felipe Galleazzi per 15-7 nel tabellone 128, poi il francese Clément Schall 15-3 prima del match di 32 che lo ha visto sconfiggere ancora un altro statunitense, Liuao Yang, col punteggio di 10-8 e in questo momento si trova invece sotto di una stoccata contro Nicolas Rusazze. Come detto nell'altra parte del tabellone, l'atleta di Singapore Kion Lo che ha sconfitto nel tabellone di 16 Matteo Manente per 15-12 contro Peter Brook che ha battuto prima il cinese Victor Viejao Liu per 15-14 nel tabellone di 16 e poi nel match dei migliori 8 in un derby a stelle e strisce con Richard Lee col punteggio di 15-12. Sta per ripartire il match, seconda delle tre frazioni a disposizione degli atleti, 9-8 per Rusazze che subisce la parata e risposta che non va a segno di Cao, almeno la prima, poi rimessa in bersaglio non valido di Rusazze, quindi si rimane sul 9-8, match abbastanza veloce fino a questo momento, attacco col ferro di Cao in bersaglio non valido, dicevamo tante le stoccate messe a segno dai due atleti, anche tante quelle nel bersaglio non valido, dimostrazione della velocità di entrambi gli statunitensi nel provare a trovare il giusto bersaglio e la giusta stoccata da portare contro il rispettivo avversario. Per ora ci stanno riuscendo bene entrambi, infatti sono sul 9-9. Quando sono passati i primi 25 secondi della seconda frazione, quella intermedia, ripetiamo, sono tre tempi da tre effettivi. Qui c'è l'attacco di Rusazze, Cao chiede una parata risposta che secondo l'arbitro non c'è e quindi 10-9. Ancora vantaggio, ma come detto assalto assolutamente in equilibrio, parata e risposta, si ritrova la parità a quota 10. Cao si rifà avanti mettendo a segno l'undicesima stoccata. Ancora parata e risposta di Cao, doppio vantaggio. Rusazze prova a chiedere lumi al presidente di giuria, secondo lui era attacco col ferro, ma l'arbitro non è d'accordo e quindi 12-10. Doppio vantaggio Cao, cosa che non accadeva dal 3-0 praticamente. Attacco col ferro, un bersaglio non valido, ancora Rusazze che ha esultato e poi ha chiesto lumi al presidente di giuria.
che ricordiamo è il francese, francese. Ora, parata e risposta che non va a segno di Rusazze, la rimessa di Cao in bersaglio non valido, si rimane sul 12-10. Sta volando via il primo minuto della seconda frazione, attacco di Cao che non va a segno, il controattacco in questo caso di Rusazze, sì, 12-11. Il match è molto divertente perché c'è poco studio, probabilmente si conoscono anche nelle competizioni nazionali i due ragazzi e quindi conoscono ognuno le virtù e anche gli eventuali difetti del proprio avversario. 12-11, 1:47 al termine. Ancora Rusazze che avanza, Cao prova sempre questa parata probabilmente in prima per rispondere poi di fluetto quando gli riesce. Riesce quasi sempre, dicevo, a toccare il ferro dell'avversario, poi gli risulta forse un po' più complicato ancora fluettare dietro la schiena, che la sua, sembra essere il suo bersaglio preferito. Attacco col ferro di Cao che va in bersaglio non valido. Il punteggio rimane fermo sul 12-11. Rusazze però ancora di rimessa si riporta in parità, 12-12 il punteggio, match equilibratissimo. Tanto ausilio del ferro per quel che riguarda Cao, anche magari in attacco, e come detto questa è la parata risposta con il fluetto, in questo caso gli riesce, quindi 13-12, questo è un po' il leitmotiv di questo assalto. Rusazze che tenta l'attacco, Cao che va pian piano a difendersi fino agli ultimi 2-3 metri di pedana, tentando poi la parata col ferro, come in questo caso, anche se a centro pedana, ma 14-12, due match point per Castor Cao, che prova a portarsi in finale di questa prova del circuito europeo cadetti qui di Napoli al Pala Vesuvio, che domani ospiterà anche la prova femminile sempre di Fioretto con 64 atlete in pedana. Per quel che riguarda l'Italia saranno circa 170 le atlete domani presenti qui a provare a vincere questa tappa italiana di questo circuito europeo, che mette in luce sempre più i migliori under 17 del mondo. ...40 secondi al termine della seconda frazione, ancora parata di risposta di Cao che però non trova bersaglio, quindi nulla di fatto, piccola fase di studio con Rusazze che cerca ferro per ripartire, Cao che fa quasi finta di provare l'attacco per guadagnare pedana e poi eventualmente tornare indietro. Ancora Rusazze, sempre un po' padrone della pedana, ma spesso e volentieri viene preso in contropiede, se vogliamo, dal proprio compagno di nazionalità. Imparate risposta, i ragazzi decidono di andare alla terza e ultima frazione, quindi minuto di pausa, ultimo minuto di pausa di questa semifinale. Ancora non abbiamo il risultato dell'altro match che si sta disputando sulla pedana 1 tra lo statunitense Peter Brook, numero 10, prima alla fine dei gironi, e il singaporense Kion Lo. Domani tanta scherma in giro per il mondo, perché oltre alla prova cadetti di spada femminile ci sarà il tabellone principale per quel che riguarda il Grand Prix di spada in Qatar di Doha, 7 gli azzurri nella prova maschile, 8 le azzurre in quella femminile, dopo le due giornate dedicate alla fase preliminare. Poi domani a Bucarest sciabola femminile individuale spada e sciabola maschile a squadre. Per quel che riguarda le donne a squadre, nella giornata di oggi in terra romena la squadra italiana prima squadra italiana da settima, la seconda nona, la terza squadra italiana 25esima e 29esima la squadra 4 per il circuito europeo di Bucarest. Come detto, due medaglie
Invece dalla prova individuale maschile, Francesco Pagano Breve salirà in pedana contro Casian Sidu, il romeno e padrone di casa nella finale per il primo e secondo posto. Terzo classificato invece Matteo Ottaviani, sconfitto per 15-11 dal romeno Sidu proprio nel match di semifinale. Qui si è ripartiti nel mentre Cao ancora, ora invece prova ad attaccare con un po' più di convinzione. Attenzione, arriva l'attacco veloce di Rusazze, 14 pari, si decide anche qui tutto all'ultima stoccata, terza frazione, 2:45 al termine. Una sola stoccata deciderà uno dei due finalisti di questo circuito europeo cadetti under 17, quindi di Napoli. Prova di fioretto maschile. Adesso prova a Cao, l'attacco che non va a segno, il controattacco di Rusazze va in bersaglio non valido, nulla di fatto. Ancora Cao, cambia un po' la strategia ma subisce la parata e risposta di Rusazze. Quindi Nicolas Rusazze è il primo finalista del circuito europeo cadetti di Napoli 2023. Vediamo se scopriremo a breve il vincitore della seconda semifinale, che dovrebbe essere terminata in questo momento. La finale quindi si svolgerà tra 10 minuti. A breve scopriremo chi è l'atleta che si troverà di fronte lo statunitense Nicolas Rusazze. Tra qualche istante, per capire un po' se sarà una finale a stelle e strisce o se l'atleta di Singapore ha sconfitto il terzo americano in queste semifinali, ha vinto invece Peter Abruk e quindi